è venuto fuori una immagine di una regione che a traino dell'Italia sta vivendo momenti particolarmente difficili. Particolarmente difficili a partire dal 2007-2008, aggravati poi dagli episodi sismici, aggravati ulteriormente dalla pandemia e infine con una guerra alle porte dell'Europa, la guerra in Ucraina, che sta ulteriormente aggravando la situazione. La situazione di chi? La situazione delle fasce deboli innanzitutto, la situazione degli emarginati, potremmo dire in questo modo, anche se è un termine che a me non piace affatto, ma delle persone più a rischio, le persone più fragili, compresi i giovani. Che cosa si può fare? Molto probabilmente è il percorso che ci interessa, che potrebbe essere riassunto in tre punti. Innanzitutto la dimensione della cura, di quelli che sono rimasti nelle aree interne e che hanno bisogno di grande assistenza. La seconda cosa, la promozione sociale, per far sì che i territori siano rivitalizzati. Oltretutto questi due territori, Pescara, Penne, Teramo, Atri, sono abbastanza contigui e anche innestati l'uno sull'altro, quindi una sinergia è opportuna. E la terza cosa è rivalorizzare tutto quello che è il patrimonio edilizio, perché è stato avvilito dal sisma, ma solo se si rivalorizza il contenuto storico artistico e il contenuto edilizio si riapre la strada anche all'accoglienza e al turismo. Noi dobbiamo farci carico di far crescere le nostre comunità. Credo che sarà più difficile creare le condizioni per cui i nostri giovani restino nei nostri territori, tenendo conto che c'è una ricchezza di bellezza naturalistica e dunque una realtà culturale storica molto forte anche sul piano, soprattutto direi sul piano religioso. Io penso che è possibile, sarà possibile se noi ripensiamo il senso dell'essere in una società globalizzata. Ecco, io quando giro per le piccole parrocchie dico sempre che anche se noi abitiamo a Fano Adriano sono cittadino del mondo, e questo devo dire che è la grande esperienza che la Chiesa è chiamata a dare e a sollecitare.